nostro programma andrà tutto bene. Io sono Adri. Io sono Ale. Per prima cosa vorrei salutare tutti i nostri telespettatori che ci stanno guardando da casa. Oggi abbiamo una sfida da proporre innanzitutto a noi stesse: la preparazione della sfogliatella napoletana. Ale, andrà tutto bene? Io speriamo che me la cavo. Inizieremo con la preparazione della sfoglia, da fare con 500 g di farina manitoba, 200 g di acqua, 20 g di miele e 10 g di sale. L'impasto risulterà piuttosto grezzo. Ale, procedi. Ora metterò il miele. Mentre Alessandra è all'impasto, io procedo con la preparazione del ripieno. Verserò 250 g di acqua, 5 g di sale e una scorza di arancia, più scorze di arancia, e porterò a bollore. Quando bolle, verserò nell'acqua 90 g di semola e inizierò a girare. Quando si sarà formata una bella palla d'impasto, metterò la fiamma al minimo per far asciugare. Poi faremo raffreddare questo composto, al quale aggiungeremo 250 g di crema pasticcera. Potete trovare la ricetta sulla nostra puntata dedicata alla colomba pasquale. E aggiungerò la crema alla semola, dei canditi tritati benissimo, una fialetta di aroma di limone, una fialetta di aroma di vaniglia. Gireremo il composto e lo faremo riposare per mezza giornata. Vediamo Ale invece come sta procedendo. Il nostro impasto è pronto! Mi raccomando, deve essere grezzo. Ora metteremo l'impasto nella pellicola trasparente e lo dobbiamo far riposare per circa un'ora nel frigo. E mi raccomando, prendete l'impasto a lame ferme. Mentre Alessandra studia, io procederò alla prima lavorazione del nostro panetto. Lo renderò un po' liscio con le mani. Procederò tagliando a pezzi, magari in tre pezzi, il panetto. Facciamo le sfoglie posizionando la macchinetta a 1, quindi alla parte dove la sfoglia viene più doppia. Sono pronta? Ale, vieni, hai finito? Sì. Che bisogna fare? Gira. Ok. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Adesso abbiamo messo tutte le strisce una sull'altra in questo modo e le riavvolgiamo nella pellicola, dove devono riposare per circa 3-4 ore. Intanto Alessandra, è pronto anche il composto, quindi potrai mischiare la crema, la semola, i canditi e le due fialette. Qui.
ripieno è pronto. Ora metteremo la pellicola trasparente e lo facciamo riposare in frigo. E quindi lo utilizzeremo alla fine. Abbiamo preso il nostro impasto dal frigo e adesso procederemo nella sfogliatura. Per prima cosa metteremo il nostro impasto appunto nella sfogliatrice in modo tale da far diventare il nostro impasto appunto molto molto sottile. Poi lo andremo ad avvolgere vicino al mattarello ed infine metteremo lo strutto, avvolgendo e formando un nuovo rotolo. A mano avvolgeremo mettendo lo strutto e formeremo il nostro rotolo che andremo poi a chiudere nella pellicola e terremo in frigo per tutta la notte. Vai! Siamo arrivati all'ultima sfoglia. Stiamo passando con le varie scalanature fino ad arrivare alla più sottile. Ale, mi aiuti? La parte più divertente, quella di mettere lo strutto su questa sfoglia, come abbiamo fatto per tutte quelle sfoglie. Questa fase Ale non potrà essermi di aiuto perché è una fase un po' delicata. In pratica dovrò riavvolgere questo nostro insieme di sfoglie in un altro rotolo, sempre aggiungendo lo strutto in questo modo. Arrotolando, alla fine sono riuscita a terminare il mio rotolo di sfoglie. Adesso lo chiuderò nella pellicola trasparente e lo metterò in frigorifero a riposare tutta la notte. Il resto a domani. Trascorse in frigo, adesso il nostro rotolo è pronto per essere tagliato in fette. Adesso io taglierò a fette
e passerò ad Alessandra che provvederà a ripassare con un po' di strutto. Ci siamo? Adesso dovrò mettere lo strutto. Per questo procedimento lavate prima le mani, come ho fatto io. Alessandra ha messo lo strutto in ciascuna rotella e provvederà poi a riempire le sfogliate che io le passerò. Ale, sì? Sei pronta? Ah, sì, sì. Mi ero distratta. Ora mettiamo la crema. Che profumo! Aiuta Madri. Di più? Ah, poco. Ok. E la prima è fatta. Sfogliate sono pronte. Ale, no, questa volta lo dico io. Andrà tutto bene? Speriamo. Inforneremo a 200 gradi per 20-25 minuti. Ci siamo. Tre sfogliate! Ci siamo! Che belle! Non vedo l'ora di assaporarle! Adri, mi dispiace, ma non ne resterà neanche una. Le mangerai tutte tu? Certo! Dai, almeno una a me! No, no, neanche un quarto! Adesso le sistemiamo nel nostro vassoio. Aiuto? Se vuoi, ma scottano. Vabbè, metterai lo zucchero, dai. Va bene. Ale, questa è tua, vedi? No. Troppo piccola? Ti vuoi questa? Te la prenoti? Sì. Ok. Cartellina sopra, Ale. Zucchero a velo sulle sfogliate e le ricce. Le nostre sfogliatelle ricce sono pronte. Adri, è andata proprio tutto bene.
È quasi ora di pranzo, ma io non ho potuto resistere. Sentite qua la croccantezza.